Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. Che noi da là, che noi da là. E ti pare una cosa facile? Cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E boh, cambiamo il piano regolatore. Si è parlato tanto di liberalizzazioni, ma l'unica vera liberalizzazione che si è stata fatta quella del commercio. Non viene più valutata la persona, non viene più, proprio non esiste, ci siamo ridotti ai numeri. È tutto un calcolo strategico, l'umanità non è contemplata. Io mi ero accorta di essere una persona completamente diversa rispetto a quella che io mi vedevo prima di lavorare lì. Quei problemi ce ne sono, perché comunque 7 ore di nuovo al lavoro, gestire un bambino piccolo diventa abbastanza difficile. Nell'ambito del commercio, sia come commessa che come cameriera barista, non ci sono sabati e domeniche. Che non hai più il momento di riposo insieme, e questo pesa. Il bisogno non è rilevato. Il Comune di Brescia ha pensato che nei prossimi 5 anni noi aumenteremo del 70% quanto è stato costruito nei precedenti 100 anni. Lei è contento di essere vice sindaco in questa situazione, cioè di avere il record europeo dei metri quadrati in rapporto agli abitanti? Quello che aspetto dal mio futuro non lo so. Adesso come adesso, non lo so. Ho paura, sì. Ho paura. Non poca.